Basket di Calabria. Andiamo a vedere i quintetti, ovviamente c'è Billy Fall, c'è Tuccio, Tuccio Senior per la formazione di Fabio Perillo, Marco Maida completano il quintetto, il playmaker Matteo Riverso, arrivato dalla Planet, è il numero 13, Nicola Rotundo. Dall'altra parte per il bianco-blu di Sebi D'Agostino è Luigi Piscitelli, c'è Cimino sicuramente, è il senior per eccellenza di questa squadra, lui era presente anche durante quando la Bottegalle vinceva i campionati, e accanto a lui l'esuberante Francesco Triolo in cabina di regia, o in guardia per dirla tutta, perché da lui passeranno tantissimi palloni offensivi di questa sfida. C'è Antonio Mazza, reduce dai primi punti in Serie B con la pallacanestro viola, c'è Demetrio Malavenda, numero 3, rientrato in casa Bottegalle Basket dopo l'esperienza alla Basket Pellaro di Diego Vianisi. È la new entry a qualche giornata in bianco-blu alla corte di Antonio Musolino, ovvero Daniele Sergi, scuola Lumaca, arrivato dalla Region, dal CSI, al salto Antonio Mazza, classe 2007 contro Billy Fall, classe 1978, partiti, primo pallone per Soverato e si gioca tra le luci soffuse della palestra del Boccioni, è arrivato anche Daniele Collu per sostenere i suoi compagni, Marco Maida da due. Va, prova ad andare in balzo, subito a canestro, primi due punti per il quintetto di Fabio Perillo, 0-2, può ripartire Bottegalle Basket, Demetrio Malavenda, palla per Sergio, ancora Triolo, attenzione alla sua esuberanza, alla sua capacità offensiva, Triolo prova ad andare dentro, scarico per Cimino, long two, solo Cotone, Francesco Cimino a canestro, due pari, parte Billy direttamente da playmaker. Non è la prima volta che lo vediamo in questa veste, alto basso per Marco Maida, se lo gioca Marco, scarico per l'ex San Filippo, tiro di Tuccio sul ferro, rimbalzo, si combatte, la strappa molto bene, Soverato, altri due punti per Marco Maida, 2 a 4, 9 minuti, 4 secondi, vantaggio per gli ospiti, attaccano i ragazzi di Antonio Musolino con Triolo, serve Antonio Mazza, ribaltamento per Daniele Sergi. Extraverso per Malavenda, ancora Francesco Triolo contro Fall, Cimino riflette, passa ancora la palla a Triolo, 1-2-1 contro Fall, non se la sente di sfidarlo, serve ancora Cimino e prova il triplone, non va. La recupera molto bene Matteo Riverso, già dall'altra parte prova il tiro contro l'avversario, non va, Maida combatte ancora un pallone, subisce fallo. Tantissima qualità e sostanza per Marco Maida che volerà in lunetta per due tiri liberi. È stato un piacere rincontrare nel pre-gara Davide Laurenda, arbitro di Reggio Calabria che sta operando in quel di Siena ed è qui chiaramente in vacanza per ragioni di studio, la sua esperienza in Toscana, così come tanti altri conterranei. Realizza il primo Marco Maida, 2 a 5, 8 e 38 sul cronometro. Sbaglia il secondo, può ripartire la Bottegalle Basket. Francesco Triolo, Triolo contro Riverso, Bastio e Cimino, aspetta l'uscita di Malavenna ancora per Triolo, tanti palleggi, un po' sbasso per Cimino, riflette Francesco, Cimino prova a girarsi, buona difesa di Maida, la recupera ancora Cimino, Malavenna per Triolo, Cimino deve tirare allo scala di 24, non prende nulla ma la palla non ha preso neanche il ferro, quindi giusto il fischio, palla al Soverato, 2 a 5. Vantaggio ospite, così come da pronostico. Nel frattempo abbiamo tra i campi collegati anche il campo del Palarussello di Messina per la sfida, il derby dello stretto tra Domenico Savio e DR. Nel frattempo saluto Peppe e tutta la sua famiglia da San Vendemiano. Un caro abbraccio a Pietro. Maida ci prova, non va. Billy prova il tiro Soverato, c'è la super bomba di Gabriele Tuccio, il capitano. 2 a 8, allungo NBS, Triolo forse passi, sicuramente passi, sono passi, probabilmente l'ho vista prima io dell'arbitro, ma questi sono dettagli. 2 a 8 più 6 per gli ospiti e sarà rimessa con Nicola Rotundo alla battuta, insieme al Riverso, il capitano Tuccio, Maida e Fall per l'NBS, è partita carica, Billy Fall, si gioca l'uno contro uno, bello il passaggio no look. Non trovo il tempo diverso, passaggio per Maida, concreto, ancora un passaggio per Tuccio, linea di fondo, fino in fondo, da due non va. Marco
Marco Maida non ci arriva, palla alla Botteghelle Basket, 7-27 da giocare, serve maggiore concretezza e esuberanza per i ragazzi di Sebi D'Agostino che ripartono. Demetrio Malavenda, passaggio in verticale per Cimino, Francesco Cimino il trapper, passa la palla ancora a Triolo, ora per Daniele Sergi. Malavenda cerca spazio contro Billy Fall. Sergi, palla un po' sbasso per Cimino contro Billy Fall. Non è la scelta migliore, dagli il pallone, vista la difesa di Billy, Cimino per Antonio Mazza da 3 sul ferro. A rimbalzo fa buona guardia Billy che parte personalmente in contropiede, buono il passaggio diverso. Contro scarico per Tuccio ancora. Seconda tripla in meno 60 secondi per il capitano dell'NBS, 2-11 più 9. Partenza a razzo per il quintetto di Fabio Virillo, vuole mettere le cose in chiaro qui a Reggio Calabria, può ripartire Daniele Sergi. Passaggio per Triolo da 3, non va, la palla gira attorno al ferro e poi non entra. Con tanta foga la Botteghelle, probabilmente Sebi D'Agostino andrà a chiamare time out da qui a breve. Pronto un cambio, entrerà in campo Antonino Riversata per i bianco-blu di Reggio Calabria. Tuccio ancora lui, si prende l'appalto e lo step back e realizza. 8 punti in 1 minuto e mezzo per lui, 6 minuti e 16 da giocare. C'è il time out, come vi provavo a anticipare prima, chiamato da Sebi D'Agostino, 2-13. Insomma, un monologo di Soverato al momento, con Tuccio in assoluta evidenza, che ha realizzato 8 punti in un batter d'occhio dopo il buon inizio di Marco Maida. Serve ben altro la Botteghelle Basket per provare a raddrizzare la situazione contro una squadra sicuramente più esperta, ma è chiaro che i senatori, che non sono così senatori della Botteghelle Basket, anche perché la carta d'identità anche loro è molto giovane, devono prendersi le proprie responsabilità in attacco. Ci aspettiamo tantissimo da Ciccio Triolo, che come detto è reduce alla bellezza di 34 punti realizzati nell'ultima uscita vinta nel derby al Pala Nuccio Geli di Archi contro il Nuovo Basket Soccorso. Ricordandovi che domani si giocheranno altre sfide relative a questo campionato, c'è Cestistica Gioiese Bimun Basket Trend, partita che sulla carta parrebbe all'esito scontato, c'è Pollino contro l'esuberante del Basket Pellaro, c'è da capire com'è la condizione emotiva del Pollino dopo la prima sconfitta stagionale subita in casa del Pianopoli, probabilmente contro pronostico, che come dicevamo nell'anteprima probabilmente riapre anche mentalmente gli equilibri del torneo, torneo che sulla carta vedeva i ragazzi di Castrovilla, di coach Silella, poter comandare le danze. Si ripartirà con il pallone per i bianco-blu. Nessun cambio, no, sì, c'è il cambio per Sebi D'Agostino, è entrato in campo Riversata, come vi accennavo prima, anche lui nel roster della Pallacanestro Viola in Serie B. Malavenda, complicatissimo l'ultimo tocco del Soverato, palla in out. 6 minuti, 11 secondi, sarà rimessa bianco-blu Reggio Calabria con Sergi alla battuta. Nessun cambio per Fabio Pirillo davanti alla sua banchina. Alla rimessa Daniele Sergi. Battuta per Malavenda, ora per Antonino Riversata, ribattamento per Triolo. Ancora Cimino, giocata molto elaborata dai ragazzi Sebi D'Agostino. Riversata alto basso per Cimino, trova il varco Francesco Cimino a canestro. Si sblocca la Botteghelle all'uscita del timeout. 4-13, 5:50 a giocare al termine del primo periodo. Palla fuori, palla persa dagli ospiti. Sarà rimessa a Botteghelle Basket. Si può ripartire Daniele Sergi, di gran carriera. La palla a Triolo, ancora per Cimino da 3, 3 point play. Ciccio Cimino, super bomba. Settimo punto Botteghelle contro i 13 del Soverato, uscita dal timeout importante per Reggio Calabria, che ha rimesso le cose a posto. Adesso sono solamente 6 punti a recuperare. Deve provare a rispondere al fuoco la formazione ospite. Non va l'alto basso tra Riverso e Billy Fall. E c'è un cambio, corre di pari Fabio Pirillo, dentro Riccio, fuori Marco Maida. Salutiamo nel frattempo il mio amico illegale da San Severo, provincia di Foggia, Ian De Fall, che sicuramente è qui per ammirare le gesta dell'intramontabile Billy. Riversata, non va, combatte Malavenda, bravissimo il nipote di Nino, si può giocare. Triolo,
proprio per lui, River fino in fondo, and one, Antonino, riversata, super canestro, prova a macinare con grande emotività, giochi e canestri, il team di Sebi D'Agostino. Saluto anche il polemico Gino Agostino, che chiaramente anche lui non concorda con le luci soffuse del palazzetto del Boccioni. Insomma, guarda, Gino, io sto invecchiando, ti posso garantire che faccio fatica a riconoscere i giocatori, sinceramente, sono delle luci molto soft, sembra di stare in un locale, quelli che piacciono a te, Gino, insomma, e non dico altro. 9 a 13 sul cronometro, 5 minuti e 7, e il timeout questa volta arriva a parte invertita da parte di coach Fabio Perillo. Vi aggiornerò anche sui risultati agli altri campi per capire come sta andando in questo sabato pomeriggio. Bella la risposta emotiva del team giovane di Sebi D'Agostino, e chiaramente adesso ci attendiamo una controrisposta da parte dei più esperti ragazzi di Fabio Perillo. Che erano partite realmente molto molto bene, con il capitano Duccio in assoluta evidenza. Si ritorna in campo. Sarà tiro libero aggiuntivo per Antonino, riversata. 18enne, fresco di compleanno. Lo completa, riversata, 10 a 13. Può contrattaccare la formazione ospite, quintetto ionico del nuovo basket Soverato. Tanti palleggi per Tiziano Gallo da Cosenza, appena entrato. Cuccio cerca la stessa movenza di prima, ma questa volta cambiando giocata, non va. Ottima la difesa di Cimino, che riesce a firmare un tap out passando la palla sotto le gambe del compagno di squadra. Nel frattempo arriva un fallo di Billy, fallo. Perdonatemi il gioco di parole. Sarà rimessa a Botteghelle Basket. Battuti, Malavenda. Demetrio passa la palla a Triolo, deve accendersi, deve provare a accendersi. Prodotto di casa Nuova Jolly, ribaltamento extra pass, Sergi da 3, 3 point land. Daniele Sergi, parità, maxi break. Dal meno 9 alla parità, parziale 9 a 0. L'arbitro non fischia nulla, si può giocare. Tuccio riflette, passa la palla a Matteo Riverso. 4-24, deve provare a reagire NBS. Riverso da 3, alzando la parabola, è lungo. Riccio ci prova, ma rimbalza ancora bianco blu. Sono scatenati i ragazzi di Biagostino, ma la venda per Triolo. Riflette, gioca senza la sua proverbiale effervescenza. Riversata da 3, non va. Ci ha provato ancora la Botteghelle, nuovamente da posizione centrale, questa volta va male al gioco di striscia di Sebi D'Agostino, il suo assistente Luigi Piscitelli, allenatore di Luma Cold. Arresto il tiro di Tiziano Gallo, non va, rimbalzo, fa buona guardia Triolo, il più piccolino dei suoi, che parte, ne supera due, supera il terzo, cerca l'arresto e tiro, sua classica movenza, e gli va bene. 11 a 0 di parziale, clamoroso al Boccioni, e viva, più viva che mai, la formazione di Sebi D'Agostino. Pronto un cambio, ritornerà in campo Antonio Mazza, classe 2007, Riccio invece, classe 2002, riflette, contro Cimino, passaggio a rimorchio, Billy Fall, si è visto poco il senegalese che realizza, parità, quando conta lui c'è, 3 minuti 19, partita godibile, molto combattuta, attacca Demetrio Malavenda, per Triolo, ancora per riversata. Sergi con la mancina in post basso per Francesco Cimino. Cimino in slalom, ancora riversata. River ne fa saltare due, prova il layup. Super riversata, 17-15. Grande maturazione per questo ragazzo che l'anno scorso trovò veramente pochissimo spazio alla Botteghelle Basket. Attacca la formazione NBS, palla in post basso per Billy. Billy va su, realizza con esperienza. 4 punti in un amen per Billy Fal, che non ci sta. Non vuole tornare a Soverato senza i due punti. È arrivato anche Peppe Calabrese, responsabile storico giovanile della pallacanestro dell'attacco alla Botteghelle. Demetrio Malavenda per Ciccio Triolo. Tanti palleggi, giro, alza la parabola. Non va la giocata del sabato pomeriggio. Dall'altra parte Riverso
è rapidissimo, è già dall'altra parte fino in fondo. Sfiora il gioco da tre punti Matteo Riverso. Saranno due tiri liberi per lui. Il punteggio è 17 pari, una vera e propria escalation in sequenza in questo primo periodo. Doppio cambio, Michele Zirilli e Antonio Mazza prendono il posto di Triolo e Cimino. Riverso Lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo. Fa 1 su 2, NBS ritorna in vantaggio, 17-18. Parte da playmaker Antonio Mazza, servito Zirilli, ribaltamento per Demetrio Malavenda, ancora riversata, l'uomo del momento in casa Bottega delle Basche, il passaggio del suo amico Mazza, finta, doppia finta, serve Malavenda, Demetrio prova a scardinare la difesa, molto preparata, difende molto bene Soverato, il riparto del capitano Tuccio che cambia mano, tallonato agli avversari, passa il pallone a Tiziano Gallo, prova il tiro Gallo, non va, rimbalzo solamente Canotte bianco-blu, Billy fa l'arginato con un tagliafuori preparato, Zirilli con sbasso torna indietro e fa bene, riversata però adesso il tiro pazzesco, non va, si combatte a rimbalzo, la strappa Riccio che riparte, poi serve Gallo, Gallo per Billy Fall, 1-2-1, va dentro, carico ancora per Matteo Riverso, linea di fondo, poi la perde, ottima difesa di Malavenda, può spingere Antonio Mazza, Antonio, passaggio ancora per Malavenda, però la tripla di Demetrio era un siluro che prende soltanto il cristallo, vantaggio per chi attacca, attacca Tiziano Gallo, bello il cambio di direzione, poi torna indietro, riflette, cerca e serve Billy Fall che va su, and one Billy! 17-20, quando siamo arrivati all'ultimo giro di lancette di questo primo periodo, sinceramente godibile, effervescente. Tiro libero aggiuntivo per completare l'end one per Billy che lo realizza, 17-21, e palla ai padroni di casa con Demetrio Malavenda. Demetrio parte praticamente da playmaker, serve Zirilli, Daniele Sergi, Mazza, va dentro Antonio, non va, a rimbalzo Riccio, spinge Billy, 42 secondi, assist per Tiziano Gallo, torna indietro Tiziano, ribaltamento intelligente da Tuccio per il super canestro di Matteo Riverso. È ripartita molto bene dopo il time out la formazione di Soverato, senza strafare ma giocando con la testa e servendo spesso e volentieri il proprio condottiero Billy Fall. Sergi contro Billy, scarico per Zirilli dalla media, oh Michele, super canestro, 19° punto, Bottega delle Basche, 19-24. Attacca Soverato, tiro di Riverso, forse è stata anche la direzione di Mazza, la recupera Gallo, ma finisce così. Primo quarto, come dicevamo, assolutamente godibile ed equilibrato, a strappi entrambe le squadre, prima avvio di Soverato, prima con Marco Maida, poi con i 9 punti in sequenza di Gabriele Duccio il capitano, dopodiché time out di Sebi D'Agostino, riscossa con Daniele Sergi e riversata e non solo sugli scudi, dopodiché contro time out di Fabio Virillo che raddrizza la situazione giocando con la testa e servendo spesso e volentieri Billy Fall che riesce con concretezza a raddrizzare la situazione, molto bene Matteo Riverso sul finale di quarto. Andiamo a vedere gli aggiornamenti degli altri campi in Serie C unica, iniziata alle ore 18 la gara tra Marsala e Gela 11-17 a favore del team di Salvatore Bernardo, inizierà alle 19 Cus Palermo Cocuzza, invece la gara che vi interessa di più è il derby dello stretto che si sta giocando a Messina in casa della Domenico Savio Pala Russello, 11-10 al termine del primo quarto a favore della formazione peloritana, formazione che affrontò gli Stingers in Serie D qualche annetto fa, in questa compagine giocava anche Federico Caroè, oggi all'Orsa Barcellona in Serie B. Per la DR due punti a testa per Gaetano Romeo, Miciulis, Lavigne, Greco e Luca Laganà il capitano. Tornando invece alla sfida che stiamo commentando,
la sfida del campione di serie DR1, settima giornata, 19 e 24, dicevamo, per i locali, 2 punti per Michele Zerilli, ottimo il suo canestro dall'angolo, 2 punti Triolo, 5 punti Riversata, 7 Cimino, che non ho nominato prima nel break, quindi errore mio, e 3 punti per Daniele Sergi. Dall'altra parte invece, per Soverato, un punto diverso, 11 Tuccio, che è l'unico giocatore in doppia cifra della partita, 7 Billy Fall, 5 Marco Maida. E siamo pronti per raccontarvi il secondo periodo agli ordini dei signori Vincenzo Lopresti a Bagnara Calabra e Simone Mafrici, che non è mio parente, anche se conosco tutta la famiglia, da Reggio Calabria. Riversata, Sergi, Mazza, Malavenda e Zirilli, mentre le luci soffuse diventano sempre più tali al Palabboccioni. Dall'altra parte Riverso, Maida, Billy Fall, Tiziano Gallo e Tuccio. Quindi qualora sbagliassi qualche nome o qualche punto, capitemi, ma anche io sto invecchiando. Molto molto bene Michele Zirilli a rimorchio, gioca una grande pallacanestro in posto, se ne vedono sempre meno i ragazzi che amano giocare vicino al pitturato. Bravo Michele, si può ripartire. Palla in post basso, troppa foga per Michele questa volta, che arriva in ritardo, probabilmente galvanizzato dal canestro realizzato qualche istante fa. Il fallo è su Marco Maida, uomo chiaramente a tenere d'occhio, e compone questo tandem di Torri Gemelle insieme a Billy Fall. Torri Gemelle, che è un termine prettamente cestistico, ricordando Duncan e Robinson agli Spurs o Ralph Sampson e Hakeem Olajuwon ai tempi dei Houston Rockets. Attacca Soverato, carico per Riverso, partenza incrociata fino in fondo, volitivo contro Mazza, sbaglia Billy, probabilmente qualche annetto fa sarebbe stato Tapini schiacciata, ma l'importante è metterla nel secchiello. 2 punti comodi per Billy Falli, il re del Senegal. Attacca Malavenda con grande creatività Demetrio, 23-26, preparatore fisico di svariate realtà del territorio, professionista serio e preparato Demetrio, che adesso si trova in difesa per arginare la forza del Soverato. Ecco le torri, sbaglia clamorosamente Marco Maida, Michele Zirilli parte in palleggio, ora per Antonio Mazza, ancora Malavenda, triplone di Demetrio, non va, a rimbalzo c'è Matteo Riverso, 23-26, gara godibile, ultra godibile. Attacca la formazione di Fabio Pirillo, Matteo Riverso, serve Gabriele Tuccio, ancora per Gallo, ball handling, riflette, esce dai blocchi Riverso, ancora Gallo, può sparare da tre il Silano, solo tabellone, la recupera la Botteghelle, Daniele Sergi può spingere il team di Sebi D'Agostino, che è pronto a rimandare sul cubo dei cambi Ciccio Triolo, Mazza, passaggio complicato, la tiene in campo Daniele Sergi, ancora riversata, riversata ancora per Mazza, Mazza, scarico per Zirilli dalla stessa posizione di prima, questa volta gli va male. Errore questa volta di Michele Zirilli, dall'altra parte è prontissimo, prontissima la formazione ospite, Billy Fall, Billy 1-2-1 contro Sergi, c'è il fallo del prodotto giovanile Lumaca, sarà difficilissimo contenere Billy Fall per i giovani lunghi di Sebi D'Agostino, quindi continua la girandola, nel frattempo arrivano due vecchie glorie della Botteghelle Basket, Ciccio Catanoso e Michele Pricoco, dentro Triolo e Cimino, fuori Malavenda e Sergi, eccoli qui, la new entry questa sera, il ritorno sul rettangolo di gioco di Nino Furfari, che potete vedere inquadrato, si può ripartire, arresto il tiro di Tuccio, non va, la recupera Tiziano, Gallo da due, non va ancora, si combatte Triolo e riversata, Avvocato si accomodi prima che ci perdiamo il canestro dell'anno, bomba di Triolo, super bomba di Ciccio Triolo, 26 pari ragazzi, 7:40 a giocare, attacca Tiziano Gallo, scarico, no, è una finta bellissima ma sbaglia il giocatore del Soverato, Triolo può spingere, forse fallo, resiste Triolo, scarico sull'esterno per la tripla Antonio Mazza, si sblocca anche lui, vantaggio Botteghelle, 29-26, 7-19, attacca Matteo Riverso,
prodotto giovanile Catanzaro, l'anno scorso giovane in serie C Colco Giallo Rossi. Riparte Marco Maida, 1-2-1 contro Cimino, resiste Cimino, ma Maida è il più lesto. Si tocca i baffi con espressioni di piacere Nino Furfri, che per tanti anni ha allenato Marco Maida. Triolo, scarico per Riversata che non ci arriva, anche perché Tiziano Gallo è scatenato. Passaggio baseball intelligente per Riverso, 2-3, Maida, terzo tempo power stoppato fallosamente da Cimino, che si mette le mani su quel che resta dei capelli che sono andati via e forse non ritorneranno mai più. Ma di questi tempi, insomma, di ciuffi creativi improvvisati ne abbiamo visti tanti, quindi mai dire mai. La Turchia è sempre più vicina un po' per tutti. 29-28, 6 minuti e 48 a giocare, lunetta Marco Maida. Realizza il primo. Parità. Al pala Boccioni, sul cubo dei cambi è pronto un altro giovane da casa, Botteghele Basket. Triolo, finta, doppia finta, carico per Riversata, Antonino fino in fondo, difficilissimo, la regola Billy che può spingere, macina chilometri, scarico intelligentissimo per Matteo, Riverso, è il suo gioco, vantaggio soverato, 6-27, 29 Botteghele Basket, 31 NBS, c'è time out, noi andiamo in pausa per qualche secondo. Mi ricollego per darvi gli aggiornamenti degli altri campi di R all'inseguimento della Domenico Savio. È ancora primo quarto, 18 per i Peloritani, 14 per Reggio Calabria. L'altra sfida in programma è Marzala Gela, 26-21 in questo momento. In Serie B interregionale sono programmati due anticipi, entrambi alle ore 19, si giocheranno Fortivo Messina e Virtus contro Ragusa e Cuscatania a Barcellona. Gare sulla carta all'esito scontato, ma sinceramente questo campionato di Serie B ci sta regalando tantissimi colpi di scena. Si ritorna dal time out. Accanto a noi c'è Ciccio Catanoso, che è venuto per salutare il suo compagno di mille battaglie, Fabio Pirillo. A proposito, nei prossimi giorni si andrà a festeggiare l'anniversario della fondazione della New Team Crotone. Ciccio ovviamente deve salutare anche Billy Fall. Bei tempi, bei tempi. Vedere il palazzetto di Pianopoli, visto il filmato con Trippollino, mi ha fatto venire in mente altri ricordi proprio di quegli anni pianopoletani, quando Marano dispensava post basso al pala Pianopoli nelle finalissime contro il Gioia Tauro. E Patrizio, certo, c'era anche Caldarola. 6 minuti e 18 da giocare. Passi sulla partenza di Riversata. Si dispera la mia amica Esser sotto di noi. È pronto un altro cambio, ritornerà in campo Demetrio Malavenda, il team bianco-blu. Demetrio è un lieto ritorno in casa Botteghele, lui ha vinto anche un campionato da under con la Botteghele Basket, allenava sempre da Agostino, lui era un giovanissimo di belle speranze, era una bella formazione quella Botteghele Basket col capitano Marco Pensabene, il Puma, Santo Vazzana, insomma una formazione che baragliò la concorrenza vincendo un premio messo in palio dall'allora presidente federale Sandro La Bozzetta, una fornitura di palloni veramente straordinaria. Attacca Marco Maida per Billy Fall, triangolazione, non va, Maida a rimbalzo ancora, fa la voce grossa Marco, 29-33. Nel frattempo è partita una notifica sullo schermo del tabellone, prontamente eliminata. Demetrio Malavenda parte il palleggio in mezzo all'area, and one! Super canestro di Demetrio Malavenda, 5-33, la Botteghele è più viva che mai, amici sportivi, fondamentali da clonare per Demetrio Malavenda, che utilizza la mano esterna molto molto bene, andando in chiave volitiva verso il centro dell'area,
è pronto un nuovo cambio, entrerà Lupica per la formazione di Soverato, dall'altra parte è già pronto Cuccio, prova la tripla, la specialità della casa, non va, la recupera Mazza e spinge la botteghelle basket. Mazza per Francesco Cimino, il trapper, passaggio complicatissimo, forse anche fuori, la recupera Tuccio, può spingere Soverato, Maida fino in fondo ad appoggiare Marco, 29-37. Forse siamo aggiornati noi rispetto al tabellone o forse mi sono perso qualcosa. Attacca Cimino, 3 point land, solo Cotone, il triplone di Ciccio Cimino dall'altra parte. Io mi adeguo al punteggio, forse mi sono perso qualche punto, 35-34 a favore di Soverato quando mancano 4:49 al termine del secondo periodo. Dunque gara equilibratissima, entra Lupica per la formazione ospite, era entrato in campo per Soverato il numero 13 Nicola Rotundo, che era entrato anche in quintetto. Attacca Soverato, per un attimo ci stava per arrivare la retroguardia a botteghelle, c'è il tiro corto di Saverio Lupica per tenerlo in campo, ci mette una mano Malavenda, la palla finisce sul palo, ma non stiamo commentando il calcio a 5, dunque sarà rimessa in zona offensiva per l'NBS, proprio con Lupica alla battuta. 4:39 da giocare, partiti. Billy, passaggio per Marco Maida, può abusare a canestro ancora Marco, 34-37, 4:33, riparte la botteghelle basket, Demetrio Malavenda fa tutto solo, ancora fallo, fallo sull'arresto di Demetrio Malavenda, 4:25, più 3 per chi difende, per Soverato, sarà rimessa a botteghelle basket. Nel frattempo è entrato in campo anche il numero 2, caro a Sebi D'Agostino, Romeo. Io scusa, è entrato Megalizzi con la numero 2, Alessandro Megalizzi. 5 secondi, infrazione sulla battuta. Nel frattempo il tiro della domenica ce lo siamo persi, anche perché era gioco fermo. È entrato Alessandro Megalizzi per il team di Sebi D'Agostino. Si può ripartire, 4:25, attacca Soverato. Schema trans ideato da Fabio Pirillo, attacca diverso Lupica, scarico per Marco Maida, è più presente in questo secondo quarto, un missile, non va, Mazza rimbalzo, deve mettere ritmo il team di Sebi D'Agostino, Mazza scarico per Triolo, contro scarico per Cimino, attenzione alle sue triple, dovrebbe cercarsi anche lo spazio per provare a detonare, Triolo ci prova lui, non va, la palla di stampa sul ferro, la recupera Demetrio Malavenda, arresto e tiro, step back al tabellone, non va, si combatte, Megalizzi ci arriva per un attimo, contropiede Billy, potrebbe inchiodarla come ai vecchi tempi, ma l'appoggia dolcemente, 34-39, vantaggio per chi difende, per Soverato, 3:37, Mazza, step back, difficilissimo, a rimbalzo ancora Soverato, probabilmente Sebi D'Agostino farebbe bene a chiamare time out per dare un po' la scossa ai suoi, cosa che era servita nel primo periodo. Diverso con le sue scarpe fluo, palla in post basso per Marco Maida, Marco scarico in diagonale per Lupica dall'angolo, ferro a rimbalzo ancora Soverato, extra possesso Tuccio ancora per Marco Maida, palla in post basso per Fall, va su, tutto semplicissimo per Billy, 34-41. Corre di pari Sebi D'Agostino, manderà in campo l'esperienza e l'efficacia di Daniele Sergi, per tanto tempo il player assistant dell'ADR. Parte Cimino, il trapper, non va. La recupera Soverato, Tuccio. Tuccio mette ritmo, forse gomitata fortuita. Sfiora il gioco dai tre punti Gabriele Tuccio. Preso una botta sul mento fortuita Demetrio Malavenda, speriamo non sia nulla di grave. Resiste Demetrio. C'è cambio, ma non c'è time out per Sebi D'Agostino in questi ultimi 2:41. Entra l'atletico napolitano, anche lui in orbita prima squadra della pallacanestro viola. Ritorna in campo anche Daniele Sergi. Marco Maida va a mediare la situazione con Malavenda per chiarire che è stato un qualcosa di assolutamente fortuito.
anche perché Duccio stava guardando sicuramente avanti, volando in palleggio. Realizza il primo Gabriele Duccio, 34-42. Non è massimo vantaggio, ma poco ci manca per la formazione di Coach Pirillo, che vola sul più 9. Adesso sì, è massimo vantaggio. Botteghelle, vediamo se riesce a recuperare dopo aver subito il colpo. Triolo per Demetrio Malavenna, ancora per Sergi, esce ai blocchi Megalizzi, ma la va a prendere Triolo. Si gioca l'uno contro uno, Triolo, giro, finta. Oh, mamma mia, la veloce di Billy, che dice no. Non si può alzare il pallone in quella maniera davanti a Billy Fall. È realmente sconsigliato. In tanti palazzetti dovrebbe mettere anche i cartelli di quanto potrebbe avvenire. La recupera Riverso, scarico per Tuccio, è il momento di superato, end one vorrebbe l'antisportivo Tuccio. In sintesi è massimo vantaggio. Probabilmente coach D'Agostino avrebbe fatto meglio a chiamare time out un attimo prima. Adesso superato rischia realmente di prendere il largo il lunetta Gabriele Tuccio. Maxi break adesso, parziale di 12-0 per il team di Fabio Pirillo. Nel frattempo aggiornamenti degli altri campi, 27 Domenico Savio, 21 Botteghelle, non riesce a completare il gioco da tre punti il team ospite. Adesso la Botteghelle deve provare a reagire. Anche la stoppata di Billy Fall dal punto di vista strettamente emotivo vale tantissimo. Napolitano, scarico per Triolo che spara a salve, riparte Soverato, 2 minuti a giocare. Infrazione di passi, fischio tecnico da parte dell'arbitro Vincenzo Lopresti, 1 minuto e 56 da giocare. Si riparte, Triolo per Demetrio Malavenda, contro scarico per Sergi, Megalizzi, ancora Malavenda, Napolitano, Napolitano per Daniele Sergi. Battamento intelligente in diagonale per Malavenda da 3 lungo, bravissimo Megalizzi che ci arriva per un attimo, ma poi esce fuori. 1 minuto e 33, si mette le mani sulla tempia coach Piscitelli. Serve maggiore concentrazione in casa Botteghelle e coach D'Agostino mescola ancora una volta le carte dentro l'energia di Antonio Riversata, che non aveva assolutamente demeritato nel suo giro in campo nel primo periodo. 34-45, riparte Soverato, Riverso in palleggio contro Riversata. È praticamente un derby tra Riverso e Riversata, complice la parte iniziale del loro cognome che mi indurrà sicuramente a fare degli errori madornali. 1 minuto e 26 da giocare, si può ripartire, attacca la Botteghelle Basket. Riversata, bello il passaggio per Napolitano, scarico per Triolo da 3, 3 point, Ciccio Triolo, ottima segnatura, 37-45. Sebi D'Agostino guarda il display come se stesse ammirando una serie di Netflix sulla storia dei Michigan di Chris Webber. Si può ripartire, ultimo giro di lancetto in questo secondo periodo, Napolitano che si incolla a Marco Maida, potrebbe essere la chiave di questa sfida, difende molto bene con l'atletismo il bravo Napolitano, il presidente. Dall'altra parte Sergi, 45 secondi, Demetrio Malavenda, scarico proprio per Napolitano, Napolitano cerca il post, scarico complicatissimo per Triolo che torna indietro, scardina la difesa, ancora Napolitano può tirare, deve tirare, non tira, Sergi, buzzer beater, non va. Adesso è segnato, sarebbe esploso il palabboccioni. River per Malavenda, 18 secondi, Demetrio, ancora per Napolitano, Sergi tira a lui, probabilmente ecco la bomba, non va, va a rimbalzo proprio a lui, non ci arriva, palla in out, 8 secondi al termine. Soverato adesso proverà qualche soluzione, furbescamente Fabio Pirillo chiama time out per gestire con razionalità e lavagnetta alla mano l'ultimo possesso. Il punteggio è 37, Botteghelle Basket 45. Soverato, ci sono 8 secondi di discrepanza,
sistemato anche il nostro display e vedremo un attimino cosa accadrà. Aggiornamenti agli altri campi in Serie C unica: 31 Domenico Savio, 26 DR Domenico Savio, che fino a settimana scorsa era il fanino di coda del campione di Serie C unica, ha vinto in riscossa al Paralivativo di Gela nel turno scorso contro ogni pronostico, e oggi insomma è una formazione che ha risposto presente all'interno di un campionato, quello di C unica, e diventa sempre più complesso. Per rimanere nel torneo occorrerà arrivare tra le prime 8. La prima che vincerà il playoff volerà in Serie B interregionale. La formula sarà divulgata alla quarta giornata di campionato. Non è bellissimo questo. La responsabilità non è della FIP Sicilia, che per tutta l'estate ha tallonato la FIP centrale, che probabilmente era alle prese con altre faccende affaccendata. 37-45, si ritorna per gli ultimi 8 secondi. Vedremo cosa inventerà, pennarello alla mano, il Picasso di Catanzaro Lido, Fabio Pirillo. Lupica riverso, Tuccio, Maida e Billy Fall. Gli uomini incaricati di provare a concretizzare questo possesso. Nel frattempo è arrivato anche il papà di Michele Zirilli, che si è perso una grande performance del figlio. Purtroppo è un ritardo che il figlio sicuramente si sconterà con una lauta paghetta. Fall per riverso, prova ad andare dentro, semigancio, non va, c'è forse un fallo, l'arbitro dice no, finisce qui. È tempo di un tè caldo, anche perché l'atmosfera è prettamente invernale. Nell'arco di 48 ore Reggio Calabria è passata dall'essere la Miami Beach del sud ad essere una specie di gambare travestita. Andiamo in pausa anche noi, 37-45, ci risentiamo tra un quarto d'ora circa. Siamo proprio su questo campo, giocando col Bagnara, una mutazione ragazzi, una mutazione. 37-45, si riparte. Tiziano Gallo se la va a prendere in quintetto con Maida, Tuccio, Lilli Falle e Matteo Riverso. Maida contro Cimino, all'altra parte Botteghelle, schiera Malavenda, Sergi, Triolo, Mazza. E Francesco Cimino non va il Triolo all'angolo, Billy ci mette una mano, Cimino, bravissimo Francesco Cimino, apertura per Triolo, scarico per Mazza, potrebbe andare su, non è un assist per Sergi, extra pass per Demetrio Malavenda. Cimino cerca lo spazio, Francesco, elegantissimo, leggiadro come una farfalla, subisce il fallo. 9 minuti e 29 a giocare, 37-45. Sarà rimessa a Botteghelle Basket, 9-29 a giocare. Alla rimessa Triolo, battuta Cimino, riflette, movimento alla Michael Young, prova ad andare dentro, post basso,
Scarico per Daniele Sergi, extra pass per Triolo, prova la preghiera, non va. A rimbalzo c'è solamente Billy Fall, può ripartire, soverato Tiziano Gallo. Per Billy, 1-2-1, scarico ancora per Riverso. Riverso arresta Triolo a 2 sul ferro, a rimbalzo c'è Sergi. Serve ritmo in casa Botteghelle, mazza. Scarico per Malavenda, arresto Triolo a 2, non va. Probabilmente intimidito soltanto dallo sguardo del blocker Billy Fall. 37-45, 8-46 a giocare. Gallo, ribattamento per Riverso. Riverso in palleggio contro Tucci, contro Triolo. Fino in fondo. Saranno due tiri liberi per Triolo. Due libri per Riverso, chiedo scusa. Sbaglia il primo Riverso. 37-45, 8-36 sul cronometro. Realizza 37-46, attacca a Botteghelle Basket. Malavenda per Triolo, blocco di Cimino, vorrebbe il pallone, che finisce le mani di Mazza, 1-2-1 di Mazza, poi la perde ancora Sergi, ora Cimino, bomba in faccia a Billy, non va, la recupera Marco Maida, 8-14 da giocare. La ruba Triolo, molto bene Triolo, fino in fondo stoppatone di Marco Maida che dice no. Ripartenza soverato, dai, vai elegantissimo, bello gioco a tre, Billy può andare su, reverse, classico movimento di Billy Fall, 48esimo punto soverato, più 11, gara che sembra nelle mani degli ospiti, non devono badare alle luci soffuse di Reggio Calabria, i ragazzi della Botteghelle devono provare a far canestro, Triolo, Reggio Triolo a 2, non va, frana a terra. Tuccio non è fallo, è semplicemente fuori secondo l'arbitro. 7-37, cambia difesa la formazione di casa. Maida in post alto, fine in fondo da 2, realizza ancora Marco Maida, massimo vantaggio che cresce in casa soverato, più 13. Malavenda, 1-2-1, torna indietro, prova il tiro, non va, con tanta sfortuna, passaggio bellissimo di Billy per Riverso, teso, lungo fino al canestro, prende il largo soverato. Si gioca la carta riversata, Sebi D'Agostino, in estrema difficoltà la Botteghelle. Difesa d'antologia per Tiziano Gallo che poi finisce per terra, bellissimo l'anticipo in tuffo, pronto un cambio come accennavamo poc'anzi, dentro riversata, fuori Malavenda, pronta la rimessa per i bianco-blu di Sebi D'Agostino con Triolo alla battuta, serve maggiore effervescenza in casa Botteghelle Basket. Sergi per Cimino. Cimino, due secondi, Triolo deve tirare, non se ne accorge. Non vorrei malignare, ma le luci soffuse stanno mandando out la Botteghelle in chiave soporifera. 37-52. 6-32 a giocare. Può ripartire Tiziano Gallo per Tuccio. Post alto per Billy Fall, arresto e tiro di Billy, realizza ancora Billy, cresce il massimo vantaggio soverato, al momento trice una prova maiuscola, Triolo per Cimino, Cimino sfiora il gioco da tre punti, è come se dopo la stoppata di Billy Fall nei confronti di Triolo si fosse spento l'interruttore in casa Botteghelle Basket, soli tre punti realizzati da allora. E maxi break
fondamentalmente di 22 a 3 a favore di Soverato, che sta letteralmente comandando questa sfida. Cimino e Lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo. Secondo tentativo per Francesco Cimino, che non prende nulla, era sicuramente rimessa, non se ne accorge neanche l'arbitro. Riverso per Gallo, passi di partenza per Gallo. Ho visto male io perché non si vede nulla, ma io ho visto che la palla ha toccato il tabellone. Non lo so, mi sembra strano che gli arbitri non vedano quando il pallone va sul ferro, forse anche loro ipnotizzati da questa luce soft. Si può ripartire, riversata per Mazza, ora Daniele Sergi, Zirilli, Triolo, finta, doppia finta, Mazza da 2, long 2, corto sul ferro, la recupera, proprio riverso, passaggio in out, c'è stata una deviazione, sarà rimessa Soverato. Vi ricordo che domani mattina saremo in diretta dal campo di CSI, trasmetteremo la gara tra Lazzaro, Cleos e pallacanestro Palmi, non va, Tuccio che sporca le proprie percentuali, 5-32, assist all'americana, Girilli per Mazza, rese il tiro comodo a 2, 2 punti per Mazza, prova a risvegliarsi dal torpore il team bianco-blu, mentre Soverato rimanda sul rettangolo di gioco il giovane rotondo Tiziano Gallo, post basso per Tuccio, Tuccio promettiva a 2, stoppatone di Zirilli, si esalta la panchina a Botteghelle, Gallo è una posizione impossibile, realizza il tiro del sabato sera, Saturday Night Shot, Tiziano Gallo, questo l'ho sempre provato io quando non contava nulla, bravo Tiziano Gallo, io ho sempre sognato di realizzare un canestro del genere. Attacca Triolo, risposta Francesco Triolo, 41-57, la Botteghelle ovviamente deve continuare a far canestro, nel frattempo è partita una notifica sul tabellone, la recupera Daniele Sergi col suo classico andamento, serve Zirilli, ora per Triolo, potrebbe tirare, perde il tempo, ball handling sullo stretto, giro in palleggio che non è molto utile, scarico per Mazza da 3, Antonio non va con tanta sfortuna con la palla che danza sul ferro, riverso Islano, ne supera uno, torna indietro, 4 minuti, 9 secondi, Maida, Pertuccio, Gabriele, lo specialista, 3 point, 60 a 41, arriva il time out, il cuori e tira, sta dando ragione ampiamente al quintetto di Fabio Pirillo, che in carriera non è stato sicuramente un grandissimo tiratore, ma era forse il più grande percussionista del basket calabrese, riusciva a contenere qualsiasi tipo di contatto andando dentro con avversari molto spesso molto più grossi di lui, e ovviamente era sempre pronto a scaricare il pallone per giocatori molto, molto più bravi al tiro di lui, come per esempio Piero Masci. Andiamo a vedere un attimino i risultati degli altri campi. Allora, Domenico Savio di R, 39 a 36, intervallo lungo, non è ancora iniziato il terzo quarto, è iniziato in ritardo la gara del Palarussello. 43 Marzala, 27 Gela. Iniziata adesso praticamente la gara di Palermo, Peppino Cocuzza e Ciccio Romeo avanti di 3 punti, 0-3. Andiamo a leggere anche le statistiche relative a questa sfida, Botteghelle Basket contro Nuovo Basket Soverato, 41-59 il punteggio fino al momento per la Botteghelle, 4 punti a testa per Malavende Zirilli, 10 Triolo in doppia insieme a Cimino, sempre con 10 punti, 5 punti per Riversata e Mazza, 3 punti Daniele Sergi, dall'altra parte invece Soverato, 6 punti Riverso, 3 punti Gallo, 17 Tuccio, 17 Fall, 16 Marco Maida. Ripartiti, 3 minuti e 50 al termine del terzo quarto, Mazza per Riversata, Riversata, bello il movimento, ottimo il canestro, realizza River, 43 a 60,
Serve una sveglia dei ragazzi di coach Sebi D'Agostino. Diverso passaggio creativo, un po' troppo, incomplete. 3-24, sarà rimessa bianco-blu. In panchina per Sebi D'Agostino ci sono anche i giovanissimi Vincenzo D'Agostino, Cristian Messineo e Claudio Accettola. Sfiora il gioco da 3 punti Antonio Mazza. 3 minuti e 12 al termine del terzo quarto. Si accorge coach Pirillo che qualcosa non va nella fase difensiva e rimanda in campo il veterano Lupica in luogo del giovane Rotundo. Non so come si possa vedere la diretta, io ho alzato anche la luminosità a dirla tutta, ma vi posso garantire che per chi sta guardando la partita live questa luce soffusa è abbastanza complicata. Realizza il primo Mazza, 44-60. Obiettivo al termine di questi 3 minuti, probabilmente per la Botteghella arrivare almeno 10, meno 11, meno 12, sarebbe già un punto di partenza per provare l'assalto. Mazza sbaglia il secondo. 3 minuti e 13 da giocare, attacca Riverso. Ora per l'uomo della partita, Gabriele Tuccio, fino al momento. Se la va a riprendere Tuccio, partenza con la mano destra, scarico ancora. Parte in palleggio fino in fondo, forse passi. Billy falla a canestro. Non sono l'unico ad aver intuito che forse erano passi. Tutto il pubblico praticamente voleva lo stesso fischio. 44-61. River, non va, rimbalzo Billy Fall. Billy per Riverso, ancora per Billy a rimorchio con esperienza, non va. Sfortuna la conclusione del veteranissimo di questa sfida. Mazza poteva andare su, scarico per Riversata, adesso tiro a 2 River, super canestro di Riversata. 46-61, 2:20 da giocare. Riverso. Bravo Antonio Mazza con lo steal, ingenuità, la recupera Maida per Billy, fall, terzo tempo power e canestro. Singolosisce delle ingenuità altrui la formazione di Soverato, spietata in questa occasione. 46-63, Zirilli per River, River, finta, doppia finta, scarico per Daniele Sergi, ancora Triolo per Michele, Zirilli è corto, è cortissimo, non ci arriva Sergi, può ripartire Riverso fino in fondo, scarico per il tiro e il canestro di Tuccio, long two. 65-46. Nel frattempo è arrivato anche il capo tifoso di casa Botteghelle Basket, il famosissimo Mimmo Fedele, come poter dimenticare un nome e cognome così risonante nel modo di pensare del reggino medio. Attacca Antonio Mazza, scarico per Sergi, prova la tripla con la mancina, non va, la recupera Triolo, scarico per Zirilli, ribaltamento per Mazza, non tira, prova ad andare dentro, adesso il tiro da 2 and 1, Antonio Mazza, canestro per lui, 48esimo punto. 48-65, quando siamo giunti all'ultimo giro di lancette di questo terzo quarto. Coach Pirillo rimanda in campo Riccio. Nel frattempo aggiornamento alla C unica. 42 Savio Messina, non Giampiero Savio per gli amanti del basket e della storia della viola. 40 DR, più 2 Domenico Savio, completa il gioco da 3 punti Antonio Mazza, 49-65. Riverso. Passa la palla a Marco Maida, l'ex potenza prova il tiro, non prende nulla, Riccio fa tutto bene, poi sbaglia clamorosamente il gioco vicino al canestro, riparte Triolo che è velocissimo, scade nel panico ma poi commette infrazione di doppio palleggio. Ottimo il fischio dell'arbitro Lopresti, fischio che si vede sempre meno spesso, fischio tecnico da parte dell'arbitro Costiero. 31 secondi, Riverso
Lupica, Saverio ancora per Riverso, scarico ancora per Gabriele, Tuccio, long two ancora, straccia la retina ancora una volta, man of the match, fino al momento Gabriele Tuccio, partitone per lui, più 18, riversata a Ricciolo, mazza, spreca, la recupera Riccio, apertura per Riverso, buona la partenza, va dentro fino in fondo, buzzer, beater a canestro, Matteo Riverso, rotondissimo il risultato, Botteghelle che poteva avvicinarsi fino al meno 10 si ritrova sotto di 20 lunghezze, il canestro dovrebbe essere buono, l'arbitro dice di no, vediamo, no è buono il canestro, c'è stato anche il 5 da parte dell'arbitro Lopressi al coach Pirillo per tranquillizzarlo e dunque va in archivio questo terzo periodo molto molto complicato per la squadra di casa. Piccola pausa per noi. È qua. 49-69. Il tempo si è concluso adesso il tour degli ex Botteghelle, che ex non saranno mai ovviamente. È arrivato anche il capitano Santo Vazzana. Nuovo innesto della Region. A proposito di Region, c'è una bomba di mercato, ma non ve la dico, lo scoprirete strada facendo, una bomba dal sapore britannico. Attacca River, non va a rimbalzo Riverso, forse passi sull'arresto o fallo o doppio palleggio, non lo so. 9.41 Billy, bello il no look, super assist, questo si fa col triangolo alla PlayStation. Se volete anche voi dilettarvi, si può ripartire. Zirilli per Francesco Cimino, Bolending da paura, va dentro contro Billy Falla, avversario durissimo da superare, Antonio Mazza, arresto, tiro e due punti, 51-71, serve un parziale d'antologia per i ragazzi di Serbia Agostino per recuperare il gap. Gallo per Marco Maida, ancora Gallo, finta, buoni fondamentali, scarico per Maida, non va la conclusione, rimbalzo per Antonio Mazza, in verticale del suo amico riversata, se la va a riprendere Mazza, serve il giusto entusiasmo, il giusto basket sbarazzino in casa Botteghelle, non c'è il backdoor, se la va a riprendere riversata, potrebbe tirare tre punti, ma continui, c'è Billy Fall, Mazza, Mazza riflette in palleggio, finta, supera Billy ma sbaglia, tutto bene ma poi non riesce a far canestro, la riprende Persoverato, Billy, scarico ancora, se la va a riprendere, bomba, non va, il numero 6 Gabriele Tuccio, dall'altra parte Malavenda fino in fondo, non va neanche lui, a rimbalzo prontissimo Billy Fall, può ripartire la formazione di Soverato, Billy Fall, alto basso, c'è il tiro, and one,
per Gabriele Tuccio, indubbiamente il migliore dei suoi questa sera, 51-73. Pronto un cambio, ritorna in campo Daniele Sergi, che per chi non lo sapesse non è Daniele Sergi quello dell'Audax, se vi ricordate, non è invecchiato male Daniele Sergi, anche se ha 20 anni di più. Daniele giocherà nell'area, io mi auguro, ma sono due persone diverse, lui e Daniele Sergi, scuola Lumaca. Il primo è classe 87, lui penso sia classe 2000 o qualcosa del genere, no, classe 97 forse, Daniele, sì. E l'anno scorso giocavano insieme, insomma. A guardarli sembra molto più giovane Daniele Sergi, che giocava in tandem col brigante Giovanni Pellicanò. Da bambini si può ripartire. Billy parte in palleggio. Guarda per Marco Maida, ribattamento per Tuccio che non va. Marco Maida tutto solo, inspiegabilmente lasciato solo Marco Maida. 51-75 cresce il divario tra le due formazioni. Riversata. Guarda per Zirilli alle corde della botteghelle. Cimino da casa sua, non va. Zirilli si sbatte, ma rimbalzo ancora NBS. 7.25 sul cronometro. Maida va dentro, non va. La riprende Zirilli. Passaggio per Demetrio Malavenda. Ora per riversata, finta. Parte in palleggio River. Ancora Sergi. Gira la palla. Malavenda subisce il fallo. 7 minuti e 1 secondo al termine della sfida. Vi aggiorno con i risultati degli altri campi. Allora. 49 Domenico Savio, 40 DR, break di 10 a 4 nel terzo quarto a favore della formazione peloritana, avanti di 9 adesso. Marsala 56, Gela 40, Cus Palermo 13, Cocuzza 14. Sbaglia il primo, riversata. No, Malavenda, chiedo scusa. Realizza il secondo Malavenda. Io vi avevo avvertito che con queste luci soffuse avrei fatto fatica, eh. Ero stato sincero, cari amici sportivi. Si può ripartire. Riverso per Billy, diagonale per Gallo, bella triangolazione. Riccio stoppato fallosamente da Francesco Cimino. Saranno due tiri liberi per Riccio. Vediamo quanto stanno invece le partite di Serie B, gli anticipi. 4-10 il vantaggio di Ragusa sul campo della Fortuna di Messina, 13 Cus Catania, 19 Barcellona nell'altro anticipo. 6 minuti e 45, sbaglia Riccio, può ripartire la formazione bianco-blu. Riversata, River passa la palla a Malavenda. Demetrio riflette, tanti palleggi per lui, blocco di Cimino, servito un po' sbasso ma capisce tutto molto bene Riccio, mette pressione Malavenda che commette fallo. 6 minuti e 24, ritorna in campo Mega Lizzi per la formazione di Sebi D'Agostino. Progetto giovanile coordinato in sinergia con Jumping di Umberto Gira e con la pallacanestro Viola. Nel frattempo il tifoso Mimmo, ragazzi, durante l'estate ha perso almeno 27 kg, è prontissimo per tornare in campo. Si può ripartire. Gallo per fall, Billy gli scivola il pallone, palla in out, palla alla botteghelle. 6 minuti e 7 secondi nel frattempo, mini break di R, 4-0, 49-44. Non mollano mai i ragazzi di coach Cotroneo. Si riparte, attacca Soverato, diverso per la tripa di Gallo, super bomba di Gallo, gara chiusa, chiusissima, 5-2, 7-9. Meritevole prestazione dei ragazzi Fabio Pirillo. Adesso ovviamente ultimi minutini di partita. Megalizzi per Demetrio Malavenda. Demetrio fino in fondo schivando la stoppata di Billy, che comunque incute timore. Una presenza davvero inquietante, quella di Billy in mezzo all'area. Non auguro a nessuno di trovarsi da quelle parti. Billy, no look ancora, realizza Tuccio che ringrazia.
Billy Fall si trasforma in Billy Olajuwon Fall. 5-2-81. Prestazione maiuscola per il signore degli anelli. Tantissimi campionati vinti, una carriera straordinaria. È un esempio da seguire per tutto il movimento. C'è chi lo vorrebbe addirittura presidente federale del comitato regionale. E sarebbe anche il caso. Attacca Billy, 4-57 da giocare. Attacca Riverso. Passaggio per Riverso, per Tuccio, ancora Riverso. Ribaltamento. Palla adesso a Riccio da 2, airball. Megalizia rimbalzo. 4-42. Demetrio. Scarico per Daniele Sergi. Gioco a 3 con Cimino che tira a 2 e realizza. Classico rimorchio autostradale di Francesco Cimino. Pronto un doppio cambio da una parte e dall'altra. Billy ancora assist per Riccio, sfiora il gioco da 3 punti. Coach D'Agostino e coach Piscitelli danno qualche indicazione al giovane Antonino Riversata. Nel frattempo questi tre accanto a me stanno dialogando sull'organizzazione della pizzeria per venerdì prossimo, perché c'è il big match del CSI tra Pallacanestro Palmi e Region, dove due di questi tre giocheranno la partita. Io non so se sono libero, ma probabilmente dovrò mandare qualche delegato, non lo so, ci sto pensando. 4-19. Io mi libererei dagli impegni. Time out chiamato non so da chi, anche perché il divario è abbastanza largo. Ti aggiorno sui risultati degli altri campi. Domenico Savio 52, DR 46, sta per iniziare il quarto periodo. Marsala 61, Gela 43, Cus Palermo 15, Cocuzza 14. Nel frattempo collegatevi sull'account Instagram Primaico81, perché tra poco troverete uno scatto meraviglioso dove spicca la mia felpa di Reggio Canestro gialla che ci fu regalata dal mio amico Pasquale Vazzana, quindi è un qualcosa che porterò sempre nel cuore. 4-19 a giocare. Siamo pronti per tornare con la diretta. Riccio vola per due tiri liberi in lunetta. Segna il primo. 82esimo per un soverato che è eccezion fatta per una parte di primo periodo, sinceramente ha giocato una pallacanestro molto concreta. Tuccio, ball handling, torna indietro, ci mette una manina Francesco Cimino come se fosse un terzino destro modello Bruscolotti. Nel frattempo chiedo scusa al mio amico Marco Costantino, ma purtroppo non si vede niente, quindi non riesco a vedere nemmeno i commenti che tu stai scrivendo. Siamo praticamente al buio. Sembra di stare in un localino della vecchia Olanda, quando insomma si poteva raccontare qualcosa di diverso rispetto alla pallacanestro. Attacca Riccio fino in fondo, sfiora il gioco da 3 punti. 3.56 da giocare. Che fallo è? Nel frattempo veementi proteste da parte di un giocatore tesserato al CSI, per fortuna sua. No, non ce la faccio ancora a vedere sti fischi. Ringrazio Lorenzo, ormai siamo andati avanti rispetto al tuo commento. Il campo è bellissimo, le luci sono da aggiustare, è vero, ma la risposta è top, sì è vero che è top, sì assolutamente, è top sicuramente il campo, e ha il parquet probabilmente tra i migliori di Reggio. La luce, la luminosità un po' male, direi. Non se la voglio rivedere la partita. 3 minuti e 56 da giocare, realizza il primo Riccio. 54-83, realizza anche il secondo, 84esimo punto NBS. I tifosi iniziano ad abbandonare il palazzetto, se ne va anche il fratello Nino Malavenda, che sinceramente è uguale. Attacca Tuccio da 3, sì, Triolo da 3, scusate, lapsus mio questa volta, ancora Triolo,
non va, svetta molto bene Riccio, gliela strappa un giovanissimo di casa Portogallo Basket, palla fuori. 3 minuti e 34 a giocare, ancora cambi. C'è l'esordio in questa sfida. Si è vista, meno male. Ha segnato un'altra volta. Ha segnato ancora, ma non è la prima volta. Ma non è la prima volta che lo fa. Non ci siamo persi, che fortuna telecamera era rimasta lì. Il canestro di Fabio Pirillo è come sempre è candidata per volare al primo posto in top 10. Mentre io stavo cercando di raccontarvi che è entrato in campo Gabriele Longino. Attacca Sergi, la nuova carriera di coach Pirillo, il tiratore dalla panchina, realizza un bel canestro. Sarà stata tutta colpa di coach Perrotta e di Ugo Maeran, non l'hanno mai schierato in quella posizione. Nel frattempo Riccio realizza ancora un canestro, 86esimo punto, 56-86. Triolo, la palla scorre ancora nelle sue mani, scarico, c'è il tiro, è lungo, ancora rimbalzo, terzo Verato. Riccio in palleggio, ultimissime battute, Longino, alto basso per Riccio, fallo su Riccio. Nel frattempo ci siamo persi qualcosina in casa, nel capitolo cambi. C'è Longino, c'è Palaia, c'è Chiriaco in campo. Esatto, sì. E c'è anche Lorenzo Tuccio. E ci siamo. Dall'altra parte invece, in casa Botteghelle Basket, è entrato il numero 6 D'Agostino, Vincenzo D'Agostino. Realizza Riccio, è entrato anche Messinè, ok, perfetto, ci siamo. Ultimi 2 minuti e 35. Napolitano, il presidente. Scarico alto basso. La palla diventa preda dell'NBS, ultimi 2 minuti e 24. Riccio di gran carriera. Mette pressione Botteghelle Basket. Bella la triangolazione dei giovani di Fabio Pirillo, Longino per un attimo Botteghelle, Chiriaco ancora per Riccio, Riccio schiva la stoppata, bella la movenza, ma c'è l'errore del numero 14 Domenico Palaia. 2 minuti e un secondo da giocare, alla rimessa Daniele Sergi. Attacco Botteghelle Basket, la palla la portava avanti Vincenzo D'Agostino, se la va a prendere Cristian Messineo. Napolitano da 2, realizzato Napolitano, 58-86, 1 minuto e 43 da giocare, ultimissime battute, spazio per tantissimi giovani. Longino fino in fondo, scarico per l'arresto e tiro sul ferro di Chiriaco. Può spingere la formazione bianco-blu. Numero 32 con Magic Johnson per Claudio Accettola. Napolitano, scarico ancora per il tiro di Sergi che non va. Rimbalzone NBS, c'è un fallo. 1 minuto e 13 al termine della sfida. Saranno due tiri liberi probabilmente. No, è rimessa, ancora rimessa, non c'è ancora il bonus alzato. No, sono due tiri, come non detto, sono due tiri. Numero 14 Palaia e Lunetta, segna il primo. 87esimo punto, anzi 88esimo, chiedo scusa per Soverato, sbaglia il secondo, a rimbalzo c'è Daniele Sergi, riparte la Botteghelle, Accettola, scarico che riesce per D'Agostino da 3, super canestro, triplone di Vincenzo D'Agostino, 61-88. Dall'altra parte Longino fino in fondo, c'è un contatto, sono due liberi per lui.
Ritorna in campo Megalizzi per Sebi D'Agostino. Saranno pasticcini secondo me per Vincenzo D'Agostino dopo questa super bomba. In lunetta Gabriele Longino che segna il primo 6-1-8-9, ultimi 49 secondi. Sbaglia il rimbalzo è bianco-blu, c'è Napolitano, accettola poi per D'Agostino, passaggio ancora per Messineo, palla fuori, 38 secondi, palla a Botteghelle Basket se non vado errato. Accettola alla battuta Megalizzi, quintetto ultra giovane adesso per Sebi D'Agostino, passi, anzi palming di Megalizzi, una volta si chiama trasporto. Ultimissime battute, però ci sono due possessi da giocare. Attacca Soverato, Longino contro D'Agostino, Longino scarico per il tiro è lungo, accetto la rimbalzo. Ultimissime battute, riparte D'Agostino, passaggio con la mano esterna, Megalizzi torna indietro, scarico ancora Messineo, contro scarico per Accettola, 8 secondi, 7 D'Agostino, tocca provarci Megalizzi, passi, no, fuori, finisce in out. Probabilmente è finita così perché manca un secondino scarso. Successo esterno, ritrova i due punti Fabio Pirillo e il suo nuovo basket soverato. 61-89 contro una Botteghelle Basket che non riesce a ripetersi dopo la vittoria nel derby ottenuta contro il nuovo basket soccorso una settimana fa. Tutti a guardare lo schermo, neanche stessero guardando la finale di USA 94. Quanto è bella la tecnologia, ragazzi, finalmente non compreremo più tabelloni elettronici nei palazzetti, possiamo mandare anche le grafiche. Finisce così, vince Soverato, un grande applauso a tutti i ragazzi in scena, un bel segnale di ripresa per Billy Fall e compagni. La Botteghelle Basket ovviamente è conscia che questo è un percorso di crescita, ma poi deve dare di più. Salutiamo il coach Nino Furfari, un grande piacere ritrovarlo qui. Un caro saluto e alla prossima.